Vite per caso nasce come progetto tanti anni fa, molto prima che io venissi a sapere da Alessandro Ronadio, il regista. Lui mi scelse perché mi aveva visto in un film anni prima in cui, secondo lui, i tratti del carattere del personaggio che interpretavo erano molto simili a quelli di Matteo, protagonista di Vite per caso. Da lì ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a provare a confrontarci su quello che secondo me voleva dire questa storia e che cosa voleva raccontare lui invece. E è stato un viaggio lunghissimo, dal momento in cui ci siamo conosciuti all'inizio delle riprese è passato più di un anno. E questo sicuramente ha aiutato il percorso artistico di entrambi, perché poi dal momento in cui è iniziato il film c'era una squadra già pronta, una affiatata, c'era una grande intesa tra tutti quanti i componenti del cast. Il film ha avuto la fortuna di essere presentato al Festival di Berlino nella sezione Panorama, ed era l'unico film in concorso a Berlino l'anno scorso, e poi ha fatto il giro del mondo, di tutti i vari festival, piccoli e grandi, fino ad arrivare qua al Nice Festival. Credo che Due Vite per Caso rappresenti quel tipo di cinema che oggi in Italia ha veramente tanto da raccontare, tanto da dire. Ci sono tanti spunti, tante riflessioni che possono nascere da questo tipo di storie e dal modo in cui vengono raccontate. E molto spesso è l'Italia stessa che poi non si prende cura abbastanza di progetti come di film d'autore come appunto Vite per caso. Questo film è il risultato ovviamente di un lavoro appassionato e faticoso, perché le riprese non sono state comunque facili, non c'è mai abbastanza tempo per ultimare alla perfezione le riprese di un film, soprattutto se appunto sei il primo film di un regista. Però è la soddisfazione e i traguardi che ha raggiunto credo siano poi la prova che questa è una strada da seguire all'interno del nostro cinema. In questo momento sto ultimando le riprese di una serie televisiva per Rai 1 con Mary Marco Rea Navalli, e c'è un film, un'opera prima di un regista, Mariano Lamberti, che si chiama Good As You, che uscirà l'anno prossimo al cinema. E poi per il momento non ho altri progetti per il 2012, se non il progetto più importante, ovvero quello di partire per New York per dare valore a questo premio che ho ricevuto per il film Vite per caso, e quindi andare a studiare in America alla scuola di Susan Benson, grazie appunto anche soprattutto a questo festival.